Ciao ragazzi, sono Grax, bentornati nel canale, siamo tornati finalmente su Clash Royale nel mio account. Eccoci qui, sono su Grax e quest'oggi sono carichissimo, non sto più nella pelle, è successo veramente. Come sicuramente avrete visto dalla miniatura e letto dal titolo, se andiamo nello shop non ci interessa l'offerta a 11 euro che non shopperemo, già si intravede qualcosa lì sotto in mezzo, scendiamo ragazzuoli, il Montapuercos disponibile nello shop. Per l'occasione ho messo anche la lingua spagnola, ringrazio di cuore il Goblin perché avere il Montapuercos nello shop è praticamente un miracolo, è una divinità. In questo episodio lo shopperemo, ovviamente a fine video shopperò anche il cannone perché sì, lo utilizzo. Oltre a shopparlo andremo a fare due battaglie molto interessanti perché dobbiamo droppare insieme un baule speciale. Non le faremo nelle 2v2, bensì nelle 1v1, nelle battaglie classificate perché voglio testare il mio nuovo mazzo, tra virgolette. Ho fatto una piccola modifica ma determinante. Ho tolto il moschettiere a livello 10, uppato circa 2 settimane fa, infatti questa mossa mi pesa un bel po', e ho inserito lo spiritello a livello 11 e lo testeremo in live. Prima di iniziare però vi devo dire due cose importantissime. La prima è che sul canale di Ferre è uscito il suo speciale 60k che abbiamo registrato al Games Week, ci sono pure io e altri 9 youtuber di Clash, il caos più totale, trovate il link qui sotto in descrizione. La seconda riguarda tutti quelli di Roma e dintorni, mi raccomando ragazzuoli, domenica 8 dovete assolutamente venire a Romix, cancellate qualsiasi tipo di impegno da calendari e agende, mi raccomando, così possiamo incontrarci. Potreste anche trovarmi allo stand di Tube Shop Italia insieme a Yagi e Gashbel per le magliette. Seguite tutti gli aggiornamenti su Instagrax. Sblocchiamo subito un baule per ovviamente sbloccare lo slot, non abbiamo trovato niente. Ah regà, mi raccomando, il like qui sotto è fondamentale. 13.000 like se volete gli aggiornamenti di Clash Royale in tempo reale quando usciranno. La modalità touchdown è fantastica, non vedo l'ora di testarla, ma andiamo a giocare. Siamo partiti buscando rival, siamo contro il livello 12 Neone. Questo secondo me è cattivo, dobbiamo stare attento, devo utilizzare bene lo spiritello di ghiaccio. Abbiamo un cavaliere da posizionare subito, il cavaliere l'ho messo, la fireball la mandiamo ragazzi, non lo so, questa è sempre una cosa molto dubbia. Sicuramente sarà una sconfitta clamorosa, io la butto, butto la fireball, bolla di fuoco e dovevo aspettare, bravo Grax, però sicuramente si tratta di un mazzo con il golem, quindi vado all'attacco in maniera molto violenta. Ho fatto molto molto bene e ho fatto molto molto bene. Qui ci mettiamo, questo è un problema, questo è un problema, un bel problema bello pesante, però forse è meglio il cavaliere da questa parte e ho fatto benissimo, grandissima difesa e ottimo push per ripartire. Però voglio stare calmo, voglio andarci piano, infatti ho fatto bene, non voglio mettere il domatore proprio ora. Il cavaliere non ci ha fatto nemmeno un hit, ma che sfiga. Ci sta, ci sta, ci sta. Metto un spiritello di ghiaccio, la torre farà fuori sicuramente il mega sgherro e si riparte con il domatore. Abbiamo anche la fireball da poter utilizzare per un eventuale... no, forse è meglio di no. Purtroppo il mio domatore ha fatto un solo hit. Qui distruggiamo subito immediatamente quella bruttissima bandit e butto un'altra fireball sull'estrattore. Spero di aver fatto bene. Gli arcieri fanno fuori tutti i pipistrelli, stiamo andando bene. Sicuramente tirerà fuori il golem, me l'aspetto da un momento all'altro. Qui arrivato con il domatore, dai velocissimi. Questo livello 12 mi fa un sacco di paura. Spiritello del ghiaccio congela tutto, solamente il mega sgherro. Ma il domatore ci fa anche il secondo hit. Attenzione amici miei, attenzione che gli facciamo male. Cavaliere, deviami. Che danni ragazzi, che danni. Ma ci siamo difesi comunque. Il mega sgherro nemmeno un hit. Bola di fuoco sull'estrattore, top. E comunque un saluto a Stepney per la torre 88, ciao. Ed eccolo qua, lo sapevo, eccolo qua. Ragazzuoli, io riparto, devo fare danni sulla torre immediatamente con il Montapuercos. Non voglio fargli sprecare troppe carte e via il domatore Itta. Di qua ci mettiamo un cannone. Attenzione perché questo ha un push degno di nota. Guardate qua quanta roba, fireball immediata. Che danni ragazzuoli, ma ci siamo difesi un'altra volta. Ci siamo difesi un'altra volta egregiamente. Che spettacolo, non è vero, non è vero, attenzione. Devo sbloccare subito un'altra fireball perché questo ci fa male, cavaliere. Ci siamo, ci siamo, ci siamo, complimenti Grax. Complimenti, e non devono entrare troppi hit. Fireball di lusso, dovrei aver vinto. Non abbiamo vinto, ma comunque la torre di sinistra sta a 1275. Quindi ci basterà solamente attaccare. La torre centrale non è un problema, abbiamo anche la zap. Fermi che il domatore due hit li fa forse anche tre. Vai domatore, un solo
due hit, ma sono contento. Questo golem mi fa abbastanza paura, devo sbloccare subito un altro domatore, non voglio assolutamente perdere. Amici, non ci tengo mai nella vita. Si vola Martin Garrix, il domatore hitta, stavolta hitta e vado anche di fireball. Ciaone, che vittoria! Prima battaglia andata, baule, eccolo qui, argentato, lo sapevo, perché adesso sblocchiamo anche il baule dorato e ci andiamo a droppare il baule speciale. Macchina volante, forno, mortero, non è un problema, seconda battaglia, non ho cliccato, ora sì. Un altro livello 12, Twinco, mano iniziale come quella di prima, infatti metto un'altra volta il cavaliere. Come non detto, un pareggio, mi rifiuto di farvela vedere, infatti sicuramente avrò tagliato, io odio i pareggi. Torniamo indietro e ne facciamo subito un'altra. Altro giro, altra corsa, spero che questa volta vada bene. Un altro livello 12, questa volta è Rick, ciao Rick. Ma la stessa mano di prima, ma che cos'è? Mi stanno pure scautando. Un'altra volta il cavaliere a sinistra. E questo parte subito, duendes violentissimi e al mio stesso mazzo, mi sento male raga, mi sento male, ha fatto pure due hit il domatore, ma non è giusto. Noi andiamo sulla destra, abbiamo un doppio push, il cavaliere si può far male e Fermi che si è difeso sulla torre di sinistra. E questa la tornado, counter perfetto per il mio domatore che fa tipo 4 hit alla torre centrale. Ora sono problemi, cannone, vado di arciere, sono costretto a mettere una fireball, dobbiamo far fuori subito il domatore e il domatore deve andare giù senza hittare. Non ha hittato, però l'arciere farà un sacco di danni. Cavaliere davanti, cerchiamo di fare qualche dannetto sulla torre di destra, ma per il momento siamo in netto svantaggio. Pure la tronco, che disastro, non abbiamo il moschettiere, non so assolutamente cosa fare, non voglio dargli la vinta. E questo qua, ragazzoli miei, ha di sicuro pure al 100% la fulmine e adesso la butta giù, guardate, guardate come butta la fulmine, non la mette, attenzione che ho cambiato anche la rotazione, ma il domatore non hitterà mai nella vita. Non vuole farmi vincere il gioco, mi ha fatto pareggiare prima e ora vuole farmi perdere. Per fortuna che lo spiritello è riuscito a gelare. Ora possiamo provare ad andare a torre, ci proviamo ragazzi. Domatore duendes, ti prego lo scacco matto, usa la tornado che vuoi, non si la usa. Il domatore ha strappato un hit, non so in che modo, e sono piuttosto contento. Qui ci butto uno spiritello del gelo, qui ci metto anche il cannone. Domatore gira, questa ha fatto male raga, come l'ho sentita questa. Questa ha fatto malissimo, il domatore ci ha preso la torre, no, non è cosa da fare. Arriva la tronco, arriverà sicuramente anche la tornado e abbiamo perso, bellissima battaglia per lui. Ma che schifo ragazzuoli, veramente, mi aspettavo al 100% quella fulmine, infatti devo mettere meglio il cannone. Il domatore in questo modo non arriverà mai a torre senza il moschettiere. Bravo, complimenti, gli diciamo bella giocato, bien giocato. Purtroppo la legge, vittoria sconfitta, è così, dobbiamo startarne un'altra ancora. No vabbè raga, io non ci posso credere, mi sta facendo perdere tutte le partite questo gioco maledetto. Io ci riprovo, sicuramente un altro livello, no, livello 11, yes, benissimo. Non capisco però perché mi dà sempre la solita rotazione. Domatore sempre in prima mano e il cavaliere. Questa volta però il cavaliere almeno l'abbiamo messo subito. Proviamo a ripartire, proviamo ad andare veloci, contrattacco tattico, vado con il domatore spiritello, dai veloci, dai che gli facciamo male di soppiatto sulla destra e forse un altro mazzo con il golem, probabilmente sì. Attenzione a quel mago zap, qui ci metto i duendes dall'altra parte. No ragazzi miei, di peggio, ragazzoli peggio ancora, questo è un caos totale. Subito lo spiritello di ghiaccio, geliamo la mongolfiera che deve andare giù prima di tare. È andata giù, che fortuna. Ottima difesa, vorrei ripartire. Il problema è che gli arcieri vanno giù. Io ci provo comunque, vado con un montapuercos. Secondo me non se l'aspetta, infatti ha messo l'estrattore. Devo mettere i goblin, sono stato un pollo. E invece ho fatto bene a non metterli, perché così butto una bella fireball sull'estrattore e posso difendermi con il cavaliere. Grande Grax, forse va giù in tempo. Non è vero, non va giù e sta pushando malamente, guardate quanta roba sta mettendo. Duendes mi immediatamente giù, togliamo tutto e abbiamo subito tipo 3 danni dal mago. Attenzione a quei goblin, fermi che quei goblin fanno un sacco di danno e fermi che anche gli arcieri ci prendono. Non ci credo, ma che cosa abbiamo fatto? Ma che cosa abbiamo fatto? Questa volta ci siamo, manca poco al baule speciale. Vado con il domatore, domatore congela tutto, top, 2 hit li fai, 2 hit li ha fatti e forse 3. Attenzione perché mastino e mongolfiera ci fanno male. Ora soprattutto che non abbiamo neanche il moschettiere, dobbiamo girare velocemente la nostra rotazione. Abbiamo anche una bella fireball qui da mettere immediatamente, guardate qui quant'è perfetta. Cavaliere per distrarre e si rigira ancora tutta la rotazione. La difesa ci sta, non so cosa io stia facendo e come io mi sia difeso, però mancano solamente 27 secondi e io voglio andare al centro. Lui sicuramente pusherà, non è un problema. Il cavaliere messo davanti, vado con un cannone qui tattico, il domatore vecchia,
Judo Madore un altro hit ancora. Top, la torre sta a 469. Purtroppo una torre probabilmente andrà giù, eh. Me l'aspetto proprio, eccola qua che va giù. Ma io ho il cavaliere che potrebbe difendere. Ragazzi, è un bel problema. Invece abbiamo vinto. Invece abbiamo vinto, ce l'abbiamo fatta. Non ci posso credere, arriva ora il baule. Dovrebbe arrivare, me l'ha fatto sudare così tanto questo gioco, questo baule. Alleluia, 30 trofei, più o meno. Se non erro siamo come la partenza, ragazzoli, per quanto riguarda le coppe. Guarda caso, è arrivato il momento di andare nel negozio. Il momento che tutti stavamo aspettando, perché dobbiamo shoppare il cannone. Non è vero il domatore, ma prima prendo pure il cannone. Prendiamo un bel po' di cannoncini, spendiamo un bel po' di oro. Però non ne spendo tantissimo. Tipo ci fermiamo sulla sessantina, può bastare. Scendiamo un altro po', così può bastare. Mentre il Montapuercos, essendo una carta rara, costa molto di più. Ma non badiamo a spese, giù velocissimi. Spendiamo tutti i nostri dineri. Giriamo ancora un bel po' di carte. Ne lasciamo, penso così basta. Ne prendo qualcun altro, però cominciano a costare un bel po'. Arriviamo a 190, forse sì. Anche perché, ragazzoli, 12.000 di oro per 14 carte mi sembra alquanto eccessivo. Vi ricordo di sub... No, fermi. Dobbiamo aprire gli altri bauli. Apriamo subito questi bauli omaggio, che sicuramente non daranno niente. Chissà, magari una bella leggendaria. Nemmeno le gemme, proprio schifo totale. Abbiamo trovato cannoni moschettieri che non utilizzo più, ma sicuramente tornerà anche il moschettiere. 4 gemme per noi, 3 barbari scelti, 28 cavalieri e dammi i domatori. No, 8 macchine volanti. Questa è veramente la fine. Vi ricordo, like e commento. Noi ci vediamo al prossimo video, che sarà sicuro.